Il libro di Ezechiele a guidare la catechesi del Papa nell'udienza generale in Piazza San Pietro, incentrata sulla Chiesa, corpo di Cristo. La Chiesa, afferma Francesco, è il capolavoro dello Spirito Santo che infonde in ciascuno la vita nuova. Da qui l'invito a ricordarci che siamo il suo corpo e che il Signore Gesù ci ricopre con la sua passione e il suo amore. Eppure, come ricorda l'Apostolo Paolo ai Corinzi, la comunità spesso è divisa dalle invidie, dalle incomprensioni e dall'immarginazione, che non aiutano ad edificare la Chiesa ma la frantumano. Anche oggi, sottolinea il Papa, la gelosia divide. Ma pensiamo nelle comunità cristiane, in qualcuna parrocchia, pensiamo a... ma nei quartieri nostri... Quante divisioni, quante invidie, come si sparla, quanta incomprensione e emarginazione. E questo cosa fa? Ci smembra fra noi. È l'inizio della guerra. La guerra non incomincia nel campo di battaglia. La guerra, le guerre incominciano nel cuore, con questa incomprensione, divisione, invidie, con questa lotta fra gli altri. I consigli di Paolo valgono anche oggi, vicinanza agli ultimi e gratitudine a tutti, perché, dice il Papa, un cuore geloso e acido, non è di sangue, è di aceto. E poi non bisogna reputarsi superiori agli altri, ma riconoscersi peccatori davanti a Dio. Nei saluti il ricordo di San Giovanni Paolo II, nel giorno della memoria liturgica, la cui eredità spirituale, soggiunto il Papa, non sia dimenticata. Infine l'appello per i lavoratori della Compagnia Meridiana che vivono ore di apprensione per il loro futuro. Nessuna famiglia, concluso Francesco, sia senza lavoro.